Benvenuti al 23 dicembre. L'angioletto ha quasi finito il suo percorso, ma io credo che starà ancora con noi. Qui c'è la ninna e Mickey Mouse ci comunica che mancano 2 giorni al 25. Siamo al calendario della Kills, ragazzi, il penultimo regalo, vediamo cosa c'è. Una spillina, si chiama la spillina You Found Mr. Bones. Carino. Giorno 23 dicembre, siamo quasi agli sgoccioli del calendario della Lancôme con tutti i bellissimi regali e questa qui è una crema della linea Absolue e praticamente crema rich cream, molto interessante da testare. È appena arrivata tutta la frutta e la verdura per Natale. Allora c'è la Catalogna, qua ci sono la cima di rapa, vediamo, tiro fuori, ecco qua, guardate che roba di verdure bellissime, pompelmi, arance, mele pinchi, i lici che io adoro, carciofi, guardate che belli, le zucchine e le carote, guardate, stupendo, frutta e verdura perfetta, si mantiene per una settimana questa qui. Adesso cuocio la cima di rapa, Catalogna e un po' di verdura in generale. Buonasera, siamo al centro commerciale, ragazzi, c'è la gente fuori di testa, non c'è un parcheggio libero, guardate dove hanno parcheggiato dappertutto. Sono impazziti anche perché sono le ultime ore di libertà in zona gialla, fra qualche ora si entra in zona rossa e ci dovremo rimanere fino al 6 gennaio conciati così, quindi la gente vuole stare fuori, non ce la fa più. Facciamo il conto alla rovescia, ragazzi, e adesso andiamo a berci un caffè. Vabbè, questo è un centro commerciale più piccolo e non è come quello di Arese, però è comodo perché è vicino a casa e dove anche quando sono in zona rossa vengo qui a fare la spesa. Mi viene da ridere che c'è un caos in giro, poi nei negozi non è che c'è tutta questa gente, ma chi lo sa. C'è Taliway lì e qua c'è il bar. Caffè al banco per l'ultima volta quest'anno, ragazzi, memorabile, 23 dicembre 2020. L'Artigo Tac, penso che lo conoscete in tanti, e c'è anche Arpac Planet qui. Dobbiamo andare a comprare un po' di bustine di umido per i mici, perché i mici mangiano più dei cani, ragazze. E allora qui ci sono buoni prezzi. Andiamo. Siamo da Tigotà, ma oggi non c'è nessuno qua, evidentemente sanno che tanto qui rimane aperto anche nei prossimi giorni e allora preferiscono andare nei posti dove e poi chiudono. Guardate dove sono dove c'era l'ex Ocean, che adesso si chiama Spazio Conad, e qui c'era il Zodio. Guardate dentro da Zodio, vediamo se allargo la videocamera, non c'è più niente, ragazzi. Quanti video che ho girato qua dentro da Zodio, che tristezza, chissà che cosa ci sarà di nuovo qua, vi devo informare. Era l'entrata, che gli ultimi giorni c'era tantissima gente, una cosa allucinante, ecco qua, vedete, prima c'era scritto Ocean, poi Ocean è andato in fallimento, adesso c'è scritto Spazio Conad, creatività, quello e quell'altro, la mezz'ora l'hanno anche tolto, vedete, vediamo com'è, che tristezza, mamma mia, come siamo finiti male, che già l'entrata era tutta bella, tutta accogliente, guarda adesso, no vabbè, che tristezza. Uno dei miei negozi preferiti, non c'è più nulla, la desolazione totale. Che stai facendo? Ti piace questo giochetto, Scilla? È curioso sempre, guardate che bello questo qua, questo Babbo Natale, guardate che effetto che fa. Sì. Buonasera, benvenuti a questo nuovo Vlogmas del 23. Fra poche ore, ragazzi, scatta la zona rossa, lockdown totale per tutta l'Italia. Siete contenti?
A voglia, come no? E praticamente ci tocca stare di nuovo a casa. Infatti avete visto prima che sono andata un po' in giro e a prendermi un caffeuccio che ci voleva proprio. E avevo necessità di bermi un caffè al bar, al bancone. E poi niente, due commissioni e poi siamo andati diretti al lavoro. Ma la cosa che avete visto, scioccante, che magari qualcuno non lo sa, Zodio ha chiuso, non esiste più. Quanti video che ho girato lì, mi dispiace tantissimo. Non avevo fatto il video, ma avevo messo delle stories all'epoca, i primi di ottobre, perché dal primo di ottobre fino alla fine in teoria facevano i saldi, soltanto che hanno messo tutte le cose scontate al 70% e quindi è andato via subito tutto. C'erano delle code di 10 ore per entrare dentro e certo io non, neanche se mi regalano le cose faccio la coda, figuriamoci, e poi col freddo, col Covid, di stare lì a fare la coda, anche se praticamente te le regalano quasi, perché col 70% non è niente male, è lo sconto. Però io dico, potevano fare lo sconto magari del 30 all'inizio, del 50, poi il 70, almeno c'era la possibilità per tutti di prendere le cose scontate. Invece loro hanno fatto tutto così, in una settimana hanno finito tutto e dopo comunque hanno dovuto continuare a tenere aperto il negozio perché, non so, tipo le cose comunali lì per i permessi. E quindi sono riuscita un giorno a entrare dentro. Non c'era niente, ma sapete niente, c'era un pennello, un colore, ma proprio delle cavolate allucinanti, zero, ci saranno rimaste 30-40 cose in tutto il magazzino. Mi diceva una commessa, ci fa, sono saliti sopra negli scaffali in alto, si volevano portare via anche gli scaffali, tutto, mamma mia, gente che ha speso 1.000, 2.000, 3.000 euro. Ok, allora, quando ci sono gli sconti approfittare, però così veramente è una cosa da pazzia folle. Fatto sta che sono passata lì per vedere, infatti, ho visto non c'è più niente, non so che cosa faranno, mi dispiace tanto perché avevo un sacco di cose carine, poi ogni tanto c'erano gli sconti, poi vi portavo con me lì dentro, ciao, andiamo da Zodio, tutte le ragazze, peccato che non c'è da me qua e là. Infatti poi quando hanno saputo che Zodio non c'era più, mi sono rimaste tutte male, infatti oggi vi ho fatto vedere, non è Natale se non c'è Zodio, purtroppo i tre centri che erano nel... Dov'è che c'era una a Milano, vabbè, comunque ero intorno alla zona milanese e tutti e tre chiusi, fallimento totale. Adesso i dipendenti fino alla fine dell'anno sono pagati, poi andranno quindi in sussidio di disoccupazione o qualcosa del genere. Mi dispiace molto, speriamo che trovano lavoro, anche se adesso non è molto semplice. Vabbè, comunque cambiamo discorso. Questa è la mia lanterna di Natale, vedete che bella, tutta bella allegra. 2 video fa avevo detto un po' alle ragazze, a parte che era morta la cagnolina dei miei, così, poi avevo detto dei video che mi lamentavo di YouTube, ma a parte che sentendo anche altre ragazze, ragazzi che hanno i canali su YouTube, mi dicono la stessa cosa, quindi non è che è solo una mia cosa personale, che se me ne sono accorta solo io, tutti se ne sono accorti. Addirittura Facebook, se hai la pagina, ti continua a dire paga 10 euro, paga 10 euro, se no non ti diamo visibilità al tuo post. Vuoi altri followers? Paga 10 euro, paga 20 euro. Cioè, abbiamo sempre queste cose qui. Cioè, mi sembra che Zuckerberg è già bello che è ricco, non è che dobbiamo arricchirlo ancora noi, poi soprattutto in tempi di pandemia. Come ho detto, preferisco fare della beneficenza anziché darle a Zuckerberg, anzi la facessi un po' di beneficenza, no? E le ragazze, una ragazza in particolare mi aveva scritto a Luisa, perché io dicevo no, che adesso stando a casa ho detto logico che i video sono meno movimentati, no? E a parte qualche volta che si può uscire. E allora mi diceva perché io mi annoio a vedere se sei sempre nella tua location a girare il video dove c'è la mia makeup station. E cioè, mi piacciono quelle che girano per casa, però più di tanto in casa cosa posso fare? Le pulizie, posso andare a mangiare, a fare delle cose mie personali, insomma, pulizie varie. E, però un po' anche per privacy, magari una in una zona della casa non la vuol far vedere, eccetera. Però a parte quello, il discorso, ho anche uno stabilizzatore per tenere il telefonino che non balla, perché io se tengo la videocamera in mano è logico che mi balla. Ho
alcuni anni fa c'era qualche ragazza che mi diceva: Luisa, guarda che fai video che ballano, danno fastidio perché mi davo in movimento. Oppure in altre situazioni: Luisa, guarda che c'è poca luce, non si sente bene l'audio. Siccome adesso questi problemi li ho risolti, perché nessuno mi dice più delle luci perché è bello illuminato, e nessuno mi dice che non sente perché c'è anche l'autoparlante nella videocamera, e poi soprattutto non si muove perché ovviamente è statico, che è ferma la videocamera. Quindi quando posso giro, ad esempio come nell'altro vlogmas che sono andata ad Arese, lo faccio volentieri, però in casa qualche volta adesso farò qualche altro video che giro, che vi devo far vedere delle cose. Però dipende anche dal video, se io devo parlare inutile che sto con la videocamera, anche perché proprio mi fa male. Adesso sono in un'altra posizione della mia camera, sono sul letto e ho un'altra la ring light adesso per girare. Ciao, vediamo se si fa prendere. Vediamo se si fa prendere. Aiuto, arriva la Lady. E lasciala stare, povera cagnetta. Guarda come sei malefica. Vedi come ci sta in braccio, povera. Scilla. Guarda, qua c'è la Lady qua sotto. Guardate, guardate, guardate com'è malefica, eccola qui. Guarda che cattiva! Dai. Aia! Mamma mia! E vabbè, e niente, poi c'è un'altra lucetta nuova che avete visto, carinissima, che gira tutta quanta. Infatti c'era la Scilla che era tutta curiosa. Vi volevo dire un'altra cosa carina che magari approfittate, io ve l'avevo detto nella mia rassegna stampa, anzi prossimamente ci sarà un'altra rassegna stampa, in Silhouette, che è uscito il 22 dicembre, ve l'avevo già detto, c'è la palette della Essence, 3,50 € il giornale con la palette. Adesso guardate, lo spacchetto con voi perché non ho avuto tempo e vediamo com'è questa palette per 3,50 €. Ah, vedete, c'è la plastica, quindi non è andata a rovinare la palette interna. Apro, apro, vediamo com'è. Com'è che si apre qua? Ah, è sotto. Wow, vabbè, non sono male come colori. Guardate, questa qui è G dei Sydney. Non è male, che dite? Sì, non mi dispiacciono come colori. Beh, colori neutri ci sono, c'è l'azzurino per sfumare. Beh, dai, per 3,50 € col giornale. Poi ce n'erano anche altre di palette, però adesso basta. Cioè, a parte che il mio giornale mi ha dato questa, perché lui sa i miei giornali che compro ogni settimana, e allora prendo quelli, quello che c'è, prendo, non è che gli sta a dire dammi una palette, anche se ci sono altre palette di altri tipi, no, basta, questa qui ce n'ho 10.000. E quindi approfittate se vi può interessare, perché è una buona offerta. E poi che cos'è che vi volevo dire? Domani è l'ultimo giorno del calendario dell'avvento, quindi smonto tutto. Mi piace poi togliere tutti i pacchettini che ci sono, cioè tutte le sorprese dentro, poi ve le farò vedere tutte insieme. E come vi avevo detto, il 25 non c'è niente, non va mica bene. Allora vi mostrerò delle cose che ho da spacchettare il 25. Domani vi faccio vedere quante cose sono, e il 25 poi lo aprirò. Logico che vedrete questi video un giorno in ritardo. E basta, mi sembra di avervi detto tutto quanto. Mi dispiace perché adesso bisogna riniziare a fare i video in casa. Basta! Un conto uno esce, poi ti vengono anche le idee, fai le foto, cioè c'hai anche un po' di materiale per postare foto su Instagram e su Facebook, anche per iniziare una conversazione, no? Metti un post di una fotografia di qualcosa che hai fatto. Invece, se sei sempre a casa, ragazzi, gira e rigira, pure la gente dopo un po' ti puoi cambiare look. Però questa volta ho intenzione di cucire, quindi mi vedrete all'opera, e ho tutta l'attrezzatura forse vi avevo già accennato, per fare un vestito da sera red carpet. Dell'altro Oscar 2020, sì, prima che ci fosse, iniziasse il lockdown. Cosa stanno facendo? E lockdown, quindi è molto bello, e ho comprato anche le scarpe. Magari le scarpe poi ve le faccio vedere in uno dei prossimi vlogmas, come si fa per dire al contrario, per arrivare al countdown dell'ultimo dell'anno. Tanto Natale, Santo Stefano, qua là saremo sempre a casa. Voi direte: ma tu cosa fai per Natale? Io per Natale sto qua, non vado a casa al mare, anche perché, anche se è stata, guardala che malefica, Maleficent, la chiamo Maleficent adesso la Milady,
Stavo dicendo, vado a casa che posso andare perché ho la residenza lì, quindi posso tornare, soltanto che sono stata comunque a contatto con gente, anche se eravamo tutti con la protezione, io addirittura la visiera, ho il plexiglass davanti, però insomma, vicini di casa così, quindi dovrei andare giù, dovrei fare un pochettino di quarantena, no? Posso stare come l'altra volta quando sono andata al mare che vi dicevo, ho la mascherina perché comunque quando non vedi non è che sono congiunti i miei, sono i, sì, ok, sono mamma e papà, però non siamo congiunti perché non viviamo insieme, ho l'appartamento sotto, però alla fine dovrei stare sempre da sola, vado lì, mi piacerebbe andare al mare, mi piacerebbe andare in giro, quindi così, tanto ci sono la mia vicina. L'altra vicina da questa parte e quello si chiacchiera un pochettino, qualcosa, un caffè si può, un caffèuccio ce lo possiamo prendere e anche loro stanno tutti da soli a casa, anche il mio vicino. Siamo tutti così, poi purtroppo quest'anno è una situazione particolare, altrimenti no, sicuramente avrei comunque dedicato più tempo al lavoro, visto che non è possibile, dobbiamo stare tutti a casa, comunque avrò da fare le mie cose come sapete. I miei articoli non è che mi annoio. Poi, come dicevo già qualche volta fa, volevo fare anche il video sul lipstick index che è molto interessante, visto che il 25, tadadada, poi dopo capirete, ci sono delle sorprese interessanti che vi devo mostrare. Vabbè, allora c'è la Milady. Adesso vi giro la videocamera e vi faccio vedere. Io intanto vi saluto e ci vediamo domani con un altro vlog, ma se non sparisco più, eh. So che le ragazze mi dispiace che quest'anno ci sono un po' rimaste male, che non c'erano a scadenza fissa giornalmente i vlogmas, però avete visto che prima comunque avevo già girato i vloglog quasi tutti i giorni. Poi magari proprio per dicevo per le visualizzazioni, ti facciamo aspettare qualche un giorno e poi giriamo un altro video perché così. Se no vado in fondo e ciao proprio, visto che YouTube proprio non ci dà nessuna visibilità, neanche ai miei pelosetti, ma vi rendete conto? Un bacione, ci vediamo domani 24 dicembre 2020. Guarda, guarda, guarda che si sta mangiando la maltesa in peluche. Allora, la Milady c'ha il cappuccino, adesso gliel'ho messo per il video, ad albero di Natale, wow, che look! E la maltesa col cappuccino da Babbo Natale, che proprio, veramente, sembra proprio fatto apposta per lei. Guarda, guarda che cattiva che sei, Maleficent, ti cambio nome.